sapremo ancora se il lavoro studiato sarà quello decisivo. Credo di sì, mi sembra di dire che la squadra stia arrivando tonica, fresca, con la gamba giusta, e l'aspetto mentale proprio che sia quello che farà la grande differenza domani sera. Beppe Scienza non ha dubbi, a 123 giorni dall'ultima volta in campo il suo Monopoli è pronto. Il giorno zero del cammino dei biancoverdi nel tabellone dei playoff di Serie C ha le sue coordinate. Il punto di partenza è la sfida del 9 luglio al Veneziani contro la Ternana, con 2-3 a disposizione al 90esimo grazie al terzo posto nel girone C al momento dello stop del campionato, quello di arrivo sognato, e il 22 luglio, data della finalissima per la B. Nel mezzo ci sono tre partite che Scienza e i suoi sognano di giocare. Si riparte da un avversario già incrociato in campionato, con vittoria per 2-0 in Umbria e pareggio senza reti in Puglia. Rispetto a Ternana, di grande personalità, che verrà a provare a fare la partita, avendo un solo risultato a disposizione, a volte è uno svantaggio, ma io ricordo l'anno scorso dove Reggio Calabria, a livello mentale fu più facile prepararla, perché non potevi far altro che vincere. Capitolo formazione: a differenza di quanto accaduto spesso in campionato, nell'undici di partenza Scienza potrebbe fare a meno degli under. In difesa ambiscono a un posto Pecorini e Mercadante, mentre le certezze nel 3-5-2 di partenza sono Piccini, Giorno e Carriero in mezzo al campo, e il duo Jefferson Fella, quest'ultimo autore di 17 reti. Grandi dubbi a destra, con Triarico che potrebbe farsi preferire a Tazzer e a Zosmanovic. Il rammarico è per l'assenza di tifo sugli spalti. Ho avuto tanti messaggi in questi giorni dai tifosi, signori a certa età, da famiglie, da donne, da bambini, e quello che mi sento di dire è che cercheremo di meritarci a fine gara l'abbraccio della città. Fischio d'inizio alle 20.45, 15 minuti prima al Viviani di Potenza, i rossoblu di Raffaele ospiteranno la Triestina, nona nel girone A, in una delle sfide più attese del primo turno della fase nazionale. L'1-1 con il Catanzaro ha permesso alla squadra di Patron Cagliata di entrare nella fase nazionale da testa di serie, con 2-3 a disposizione. Di fronte ci saranno gli Alabardati, reduci dalla vittoria sul campo del Sud Tirol. Nel Potenza, che ritrova Capitan Giosa dopo il turno di squalifica, sfida speciale per Carlos Fran, protagonista nella Triestina 2016-2017 con 23 reti. Allora, dopo il secondo posto in Serie D, vinse i playoff. Questa volta insegue lo stesso obiettivo, una categoria più su e con 40 anni sulla carta d'identità.